sono delle cose che abbiamo visto che sono positive. Stasera più tiri da 3 invece da 2, 19 su 40. Lui è pronto quando c'è il bilancio, in ritmo, lui può tirare, altrimenti è più difficile. Allora abbiamo visto delle cose, ma anche delle cose che dobbiamo migliorare. Allora non voglio essere qualcuno che vede il bicchiere meno, però come diciamo sempre c'è molto lavoro da fare. Bello di vincere, però dobbiamo lavorare martedì e c'è solo Rimini nel mondo adesso. I love how they play together. I love their aggression. I love that team stepped up to the challenge today and had put together a great week of practice and preparation for it. Elemento, allora per quello sono molto contento. I'm really thrilled for guys like Stefano Bossi today, watching him step into the moment and really have a great day. Kelly Ruggier as well, stepping in with 11 assists and leading our team. And then obviously thrilled for Cabo Grande. Rispondere, ok. Sì, il nostro stile è quello, ma sicuramente quando ci sono 3 minuti in vantaggio di, non so, 8, 10, 12, a quel momento dobbiamo trovare un 3, oppure qualsiasi tiro con 20 secondi, anche 15, allora sì. Dobbiamo giocare, ma dobbiamo gestire anche alla fine di un quarto. Abbiamo visto anche stasera che loro hanno segnato con 0 secondi sull'orologio. Anche è successo, non so, 2-3 volte. E quali sono le cose quando noi parliamo di precisione? È il legame che stiamo ricreando, quindi sono veramente contento perché ho dato il mio contributo. Sto lavorando tanto anche in settimana con gli allenatori su questo aspetto, sulle uscite, quindi quando riesco a mettere in pratica quella domenica è sempre più importante. Ce l'ha detto prima sia Mike, ce l'ha detto anche coach Christian, avete lavorato moltissimo in queste settimane sul tiro in equilibrio, il tiro in uscita dai blocchi. Cosa ti dicono durante questi lavori e come si arriva al risultato di questa sera? Ma tendenzialmente è quello che ho sempre fatto, però ovviamente c'è sempre da migliorare, stiamo vedendo anche dei dettagli, cioè sto trovando molto bene anche con un allenatore americano, Nick, con cui tiriamo sempre dopo allenamento, questo mi permette pian piano, sia nelle giornate no, sì, durante di stanchezza o meno, tiro ogni po', di creare un'alchimia, un rapporto anche con i tifosi, che secondo me è anche molto importante. E ovviamente quest'anno ci sono state delle difficoltà, le abbiamo viste, ma le supereremo. Prima di queste 3 vittorie, insomma, sappiamo che c'eravamo più critiche, ma di lavorare costantemente, quotidianamente, fare il nostro lavoro e sperare che tutte le persone possibili lo apprezzeranno e saranno, come per me oggi, il tiro.